Ciao, in questo video ho pensato di mostrarti un tutorial per realizzare un piano di lavoro graduato. Ti chiederai che cos'è un piano di lavoro graduato. In realtà era già da qualche tempo che stavo pensando a come poter integrare il mio piano di lavoro con una sorta di metro. Ho pensato ci faccio un segnetto, ci faccio ogni 50 centimetri faccio una tacca. Così poi l'altro giorno, visto che tornata dalle vacanze, ho dovuto riorganizzare questo spazio mettendolo un po' in ordine, andando ad inserire qualche pezzo nuovo anche che ho trovato in un mercatino, mi è venuta l'idea proprio dai vecchi righelli in legno e in questo modo ho pensato ed è nato il mio tavolo righello. Quindi ti lascio il tutorial per vedere come l'ho realizzato. Ho cominciato pulendo bene la superficie del tavolo con un panno. Successivamente ho proseguito passando la prima mano di pittura su tutto il piano di lavoro, avendo cura di passarla in maniera sufficientemente tirata. Ho proseguito poi col prendere le misure grazie ad una riga in legno che mi ha dato le scansioni di 10 cm. Una volta asciugato lo strato di pittura superficiale, ho proseguito con la carteggiatura di tutto il piano con una carta vetrata da 180. Grazie allo scotch di carta sono andata a segnare tutte le linee che sono andate a costituire la definizione del mio righello. In questo modo, attraverso lo spazio che è rimasto fra le linee dello scotch di carta, sono riuscita ad ottenere il disegno preciso di quello che volevo. Successivamente, grazie a delle mascherine con dei numeri fatte da stencil, ho realizzato, grazie a dei fili assistenti, i numeri che sono andati a comporre il righello stesso. Spero che questo tutorial ti sia piaciuto, ti lascio qualche indicazione sui materiali che ho utilizzato per quanto riguarda i colori, il cialda e il bianco, quindi il cialda sotto e il bianco sopra, e per quanto riguarda la finitura, il trattamento l'ho fatto con la finitura impermeabile e sopra la finitura impermeabile, che lo ha lasciato completamente opaco e completamente dello stesso tono del trattamento che avevo precedentemente realizzato, per dargli un pochino più di contrasto, un pochino più di corpo, ho passato anche la vernice finale. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e condividilo. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao, a presto!